Siamo sul cantiere di Giuliano in Campania, in compagnia del direttore tecnico della società Iron Dome, architetto Giuseppe Maisto, con il quale abbiamo programmato una serie di interviste per descrivere la cronologia e la storia di questo cantiere. Buongiorno, benvenuti al nuovo appuntamento sulla storia del cantiere Iron Dome. Così come avevo detto precedentemente, avremo una serie di appuntamenti, una serie di incontri, grazie ai quali andiamo a descrivere che cosa si realizza nel cantiere Iron Dome, step by step, dallo strutturale agli involucri, agli impianti, fino alle rifiniture. Bene. Siamo alla sessione numero 3. Oggi sono particolarmente felice perché insieme a me c'è un valido collaboratore, collega, l'ingegnere Marco Di Bartolomeo, che è il nostro ingegnere che si occupa di tutta la parte di progettazione degli involucri interni ed esterni, nonché di tutta la parte degli impianti. Sarà lui che meglio di me descriverà il suo contributo e diciamo tutto quello che ci dà una mano a portare avanti sulla progettazione dell'involucro Iron Dome. E quindi passerei subito a questa sessione. Ringrazio appunto all'ingegnere Di Bartolomeo per essere presente oggi in cantiere e passo subito la parola a lui nel descriverci la parte che ho lasciato l'altra volta, e cioè l'involucro interno. Vi ricordo che ci siamo fermati l'altra volta alla sessione numero 2, e cioè all'applicazione del strato di gesso fibra direttamente sullo steel frame nel lato interno, e da questo momento in poi incomincia un po', no, ingegnere, tutto il discorso della parte impiantistica e poi ovviamente ci sarà diciamo una serie di stratigrafie che completano l'involucro interno e poi si passerà all'involucro esterno. Senza aggiungere null'altro, passo a chi è più competente di me la parola nel descrivervi appunto diciamo il terzo passaggio, che è quello della parte impiantistica. Prego, ingegnere. Perfetto, allora tutta la parte impiantistica, essendo una struttura a secco, cercheremo di lavorare su quelli che sono i passaggi vuoti. Abbiamo predisposto una camera d'aria libera di 4,5 cm, al punto tale da poterci passare tutta la parte elettrica e tutta la parte idrica e tutta la parte per quanto riguarda la tubazione del sistema di riscaldamento e raffreddamento. Oltre a quella, poi avremo una parete autoportante dove poi verrà completata anche lì con il gesso fibra. Quindi questo ci ha consentito di velocizzare la parte cantieristica, quindi abbiamo la possibilità di far lavorare la squadra al massimo del regime, svincolando da quella che è la parte impiantistica. Successivamente questa camera d'aria ci consentirà di poter andare ulteriormente più veloce ed essere anche flessibili in eventuali esigenze che ha la committenza in corso d'opera. Io infatti approfitterei per dire al nostro operatore di inquadrare un pochettino questo particolare, che è descrittivo di quello che diceva l'ingegnere, e cioè del passaggio degli impianti. Intanto questo è un tramezzo divisorio, per cui come vedete il CFS è concepito già dalla lavorazione in officina con delle scantonature che permettono il passaggio delle tubazioni all'interno dell'anima del CFS nei tramezzi. Per quanto riguarda i compagni, come diceva l'ingegnere, ci sarà appunto una camera d'aria che ci servirà per far passare corrugati e tutto quello che serve, e poi sarà finita con un profilo autoportante in acciaio zincato da 50 e un pannello in gesso fibra di finitura con il nostro trattamento airless. Quindi i tramezzi, vi ho detto anche grazie all'aiuto dell'ingegnere, come abbiamo pensato, progettato di far passare gli impianti. Sui tompagni, che sono i muri perimetrali, invece abbiamo la possibilità e anche la velocità di esecuzione e la facilità di esecuzione di ramificare gli impianti direttamente sul gesso fibra. Perché? Perché abbiamo creato una camera d'aria distanziandoci dalla parete in gesso fibra interna, in modo tale che qua la ramificazione degli impianti possa essere fatta in maniera facile e veloce. All'interno si finisce distaccandoci da questa camera d'aria con un acciaio zincato classico da 50, le sottostrutture che vengono utilizzate anche per i cartongessi, e terminiamo ultimamente poi con uno strato di gesso fibra finale da 12,5 mm trattato col nostro sistema airless di completamento. Continuando ancora sulla parte impiantistica, noi sappiamo che il comfort all'interno dell'abitazione avviene grazie al riscaldamento, al raffrescamento, quindi grazie a temperature ideali, ma a questo poi ci sta anche la vivibilità dell'abitazione o l'automazione dell'abitazione. Tutto questo si può avere ad oggi grazie a un sistema domotico, un sistema intelligente. Quindi in questo caso il nostro partner Vimar ha proposto il sistema domotico, che ci consentirà di andare ad utilizzare le aperture degli avvolgibili in automatico in funzione delle ore del giorno, oppure in funzione del grado di soleggiamento,
potremo avere sotto controllo quelli che sono i consumi, quelli che sono i picchi che saranno coperti poi dalla produzione del fotovoltaico. Abbiamo la versatilità negli anni di decidere un pulsante se oggi deve accendere una luce, domani ne accenderà un'altra. Quindi tecnologia e versatilità che nell'edilizia standard non si verifica. Con un impianto domotico Vimar abbiamo questa possibilità. Ancora per quanto riguarda la parte impiantistica, abbiamo la produzione di acqua calda sanitaria, altro punto importante. Anche qui abbiamo la massima tecnologia a disposizione, cioè una pompa di calore dedicata esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria integrata con un solare termico. Questo cosa vuol dire? Che un piccolo accumulo andrà ad essere, diciamo, impiegato dal solare termico, e nel momento in cui il solare termico non riuscirà a tenere a temperatura questo accumulo, automaticamente partirà la pompa di calore. Quindi tutta la parte della produzione di acqua calda sanitaria è sostanzialmente rinnovabile, derivante in parte dal solare termico e in parte dalla pompa di calore all'interno della civetta. Allora, in ultimo, per quanto riguarda poi la conclusione delle fonti rinnovabili, abbiamo il sistema fotovoltaico composto da pannelli SunPower da 320 watt monocristallini. Questi, a sua volta, la corrente potrà essere gestita, consumata o direttamente dal cliente, quindi dall'utente finale, oppure immagazzinata all'interno di un accumulo. Accumulo molto molto performante, dove ci darà la possibilità di coprire meglio i picchi oppure di utilizzare l'energia che abbiamo prodotto in eccesso nella parte finale della giornata, quindi di sera, dove praticamente tornando a casa avremo la possibilità di andare a recuperare quella che è la nostra produzione senza cedere nulla alla rete. Okay. Allora, l'ingegnere è stato molto preciso nella descrizione di tutto quello che è la parte impiantistica. Io volevo intanto scusarmi con voi perché siamo in un cantiere, quindi sicuramente sentirete dei rumori di sottofondo che sono tipici di un cantiere, e quindi anche questo fa parte della vita di un cantiere. In secondo luogo, mi sembra di capire, ingegnere, quindi la parte impiantistica, mi permetta di dire, è... si può ritenere come forse una parte accessoria rispetto a quello che è la vera natura dell'involucro, perché è stato concepito, è stato molto spinto da un punto di vista di coibentazione, quindi diciamo di quello che è isolamento termico e anche di parte di infissi, in modo tale che fa bisogno di energia, il consumo di energia per far partire le macchine nel raffrescamento e nel riscaldamento è talmente basso che non ha anche un beneficio poi in termini economici, in termini di gestione. È così o non è così? Perfetto, diciamo che il ciclo che abbiamo utilizzato, il processo che abbiamo utilizzato in fase di progettazione è quello, quindi massimizzare l'involucro per minimizzare gli impianti. Perché massimizzo l'involucro? Perché con un involucro performante raggiungo innanzitutto temperature superficiali interne sempre prossime alla temperatura ambiente, quindi se si pensa d'inverno si pensa ai 20 gradi. Questo ci allontana da quelli che sono temperature di discomfort, e quindi temperature al di sotto dei 15-16 gradi, 14 gradi, che non solo ci portano discomfort ma ci possono portare problemi di salubrità, in quanto in alcune condizioni potrebbero causare muffe. In un involucro performante come questa cosa non può succedere. Perché? Perché la trasmittanza è prossima allo 0,15 watt metro quadro Kelvin, quindi... E ci terrei a sottolineare, trasmittanza termica U uguale 0,15 watt metro quadrato Kelvin, che è tanta roba. Molto molto performante. In più, tutti i ponti termici all'interno dell'abitazione sono stati curati al minimo dettaglio affinché insomma, non si verifichino mai condizioni di criticità dal punto di vista, insomma, del discorso della temperatura superficiale per il problema delle muffe e condense. Quindi massimizzato l'involucro, minimizzato gli impianti. Quindi non solo diventa un discorso di comfort, ma anche un discorso economico iniziale e soprattutto nel tempo, perché una cosa è avere un involucro medio che mi costringe a comprare una macchina, una pompa di calore ad una determinata potenza. Una cosa invece è se io rendo performante l'involucro e la potenza necessaria per mantenere la temperatura di comfort d'inverno 20 gradi ed estate 26 gradi è così bassa che mi dà la possibilità all'inizio, quindi in fase di acquisto degli impianti, in alcuni casi, in alcune condizioni anche esterne, quindi dipende anche da quale è la zona climatica, addirittura ci porta anche a non avere parte degli impianti. Nella nostra abitazione, nelle nostre zone climatiche, che in questo caso è C, siamo costretti ad avere un sistema di raffrescamento, e quindi questo sistema è minimizzato, quindi posso acquistare una pompa di calore più piccola, posso acquistare una macchina in meno. Quindi consumi anche ridotti. Consumi ridotti, impianti più piccoli, costi di gestione più bassi, costi di acquisto più bassi,
E quindi questo è un grossissimo vantaggio, assolutamente, in fase iniziale, ma soprattutto nel tempo. Io mi sono dimenticato di aggiungere una cosa e chiedo bene all'ingegnere. Ingegnere Di Bartolomeo è il primo ingegnere ad essere certificato Passive House in Campania. Quindi sulla scorta di questa certificazione, sulla scorta anche della sua esperienza, mi viene da porre una domanda. I nostri involucri possono senz'altro considerarsi involucri definiti in NZEB, Nearly Zero Energy Building, se non addirittura Passive House? Allora, siamo pienamente in regime Passive House, cioè uno dei requisiti del Passive House è di avere un involucro 0,15, in realtà come trasmittanza, in realtà questo parametro varia in funzione delle zone climatiche, però aver raggiunto una zona climatica C questo involucro, avendo lavorato sui ponti termici, avendo lavorato sulla qualità dell'infisso, quindi in questo caso il nostro partner Tecla, dove siamo stati attenti a proporre al nostro cliente quello che è la cannalina termica, che ad esempio è quella che porta nel tempo problemi sul vetro, alla posa in opera dell'infisso, quindi siamo stati lì a studiarci punto per punto quali sono i materiali da applicare, quali sono le fasi di installazione. Tutto questo è stato fatto sulla base di quella che è l'esperienza che il Passive House ci porta all'interno. Quindi diciamo, possiamo definirli Passive House? Possiamo definirla Passive House, poi insomma è sicuramente una classe A4, è sicuramente un NZEB, siamo pienamente in un NZEB. Il Passive House è uno step successivo all'NZEB, è quello step che stiamo facendo in questo cantiere. Benissimo. Allora, con questa terza sessione abbiamo concluso. Io ringrazio l'ingegnere Di Bartolomeo, ripeto, il nostro valido collega che si occupa di tutta la parte impiantistica, involucro e quant'altro, e vi do l'appuntamento alla quarta sessione che riguarda la stratigrafia dell'involucro esterno. Arrivederci e grazie a tutti. Arrivederci.